La stagione calcistica è iniziata solamente da qualche mese e come al solito, come ogni anno, non sono mancati gli episodi di razzismo all'interno dei nostri stadi. Quanto è successo ai vari Smalling, Balotelli, Lukaku e Koulibaly è già successo in passato, ha già fatto discutere e sicuramente questo tema farà discutere ancora per molto tempo, visto che la sensibilità a riguardo sta continuando ad aumentare. Meno male, aggiungerei. E ogni volta che succede qualche episodio, vai di titoli sui giornali, il colpevole è lui, no, il colpevole è quell'altro. Ma no, non è successo niente, dicono alcuni. Ma no, era pura goliardia, dicono altri. E poi sui giornali e sui social si legge: bisogna prendere provvedimenti, subito, in fretta. Beh, attenzione, perché a quanto pare siamo arrivati ad una svolta. La Lega Serie A ci ha provato. Ha provato a reagire a questo tema delicato, che sta travolgendo gli stadi, sì, ma non solo, perché è un tema caldo ovunque, per le strade di tutta Europa. Vi starete chiedendo come, qualcuno di voi lo saprà. La notizia risale a 2 giorni fa. Sì, stiamo parlando del poster delle scimmie che la Serie A ha scelto e presentato come campagna antirazzismo all'inizio di questa settimana. Oggi vogliamo provare a ripercorrere passo per passo quanto è successo nei giorni scorsi, in modo tale da avere un quadro completo della situazione e analizzare la faccenda nella maniera più oggettiva possibile, quindi aspettatevi di essere sottoposti ad una miriade di domande. Partiamo dalla prima e chiediamoci come stanno davvero le cose. L'artista che ha creato questo poster si chiama Simone Fugazzotto, è italiano e da qualche anno a questa parte, come ha confermato lui stesso, ma come potete benissimo vedere voi sui suoi social, dipinge scimmie. Scimmie truccate, scene di scimmie che interagiscono fra loro, scimmie nelle loro più svariate forme che in qualche modo tendono a provocare riguardo a un determinato tema. Il poster, che è stato oggetto di critiche in questi ultimi giorni, rappresenta 3 scimmie, chiaramente, dipinte in occasione della finale di Coppa Italia del 15 maggio di quest'anno tra Atalanta e Lazio. Una scimmia con tratti e caratteristiche africane, una asiatica e una europea. Quindi l'oggetto del quadro è sempre lo stesso, ma con delineamenti e colori di viso ed occhi diversi. Tutto questo per dare vita all'idea che gli venne un anno fa, quando lo stadio ha assistito alla sfida tra Inter e Napoli, quando Koulibaly fu preso di mira e insultato con versi di scimmie. Ragazzi, su una cosa dobbiamo intenderci: fare il verso della scimmia ad un calciatore è pura discriminazione razziale. Non c'è nessuna goliardia e non va giustificato, fa solamente schifo e chi sostiene il contrario si deve solo vergognare. Torniamo a Fugazzotto. L'artista spiega che durante Inter-Napoli dello scorso anno gli venne idea di usare il soggetto chiave delle sue opere per sensibilizzare gli spettatori ad un tema così delicato, per cercare di diffondere il messaggio che sì, potremmo anche avere lineamenti e colori della pelle diverse, ma in fondo proveniamo tutti dalle scimmie, siamo tutti scimmie e quindi siamo tutti uguali. Ed ecco allora che questo poster è stato ripescato, scelto e presentato per dare inizio alla campagna antirazzismo della Serie A, campagna per la quale la Serie A si è seguito scusata. E qui sorgono spontanee delle domande, perché cara Lega, lo sai che il tema è sensibile? Lo sai che, visto il tuo impatto mediatico, sei soggetto a critiche da parte di tutto il mondo? Anche da personaggi, come dire, intellettuali, da parte di chi lotta giorno dopo giorno per sensibilizzare le popolazioni a questa tematica. Quindi quello che ci stiamo chiedendo è stata fatta una scelta ragionata e ponderata prima del lancio di questa campagna? È questo il modo di affrontare un tema così delicato in un momento storico come quello in cui stiamo vivendo? Siamo freschi freschi di critiche nei confronti della prima pagina del Corriere dello Sport per il titolone Black Friday con le immagini di Smalling e Lukaku prima di Inter-Roma. Poi solamente un mese fa a Balotelli, Lukaku e Koulibaly venivano rivolti versi da scimmia. E ora mettiamo il dito nella piaga sponsorizzando un'opera così simbolicamente forte? C'è da dire che il timing e il modo sono alquanto discutibili, non credete? Una campagna antirazzismo dovrebbe essere più di questo, dovrebbe tenere conto di quelle che potrebbero essere le conseguenze, perché questa scelta ne ha avute e ha fatto impazzire media di tutta Europa. Lunedì scorso l'amministratore delegato della Lega Calcio Luigi De Siervo ha presentato i 3 post assieme a Fugazzotto. Ed ecco che una volta svelati ufficialmente i lavori sotto il titolo Say No to Racism, cominciano a piovere critiche da parte delle testate giornalistiche estere. E a giudicare dalle parole che i giornalisti stanno spendendo a riguardo, il risultato del messaggio non è stato proprio condiviso da tutti, anzi, verrebbe da dire quasi da nessuno. Sentite come è stato giudicato, leggiamo assieme qualche riga. Ad esempio, James Horncastle scrive: la domanda da porre alla Serie A è come non riesca a vedere quanto pesante e fuorviante sia questa iniziativa contro il razzismo. Beh, in effetti non ha tutti i torti. Come abbiamo detto prima, il messaggio può risultare davvero ambiguo, soprattutto per chi non conosce l'artista e la storia che sta dietro il suo lavoro. E poi continua: se ci chiediamo perché un gruppo selezionato di club di Serie A sta prendendo in mano la questione antirazzismo, è perché la fiducia nella Lega è sotto zero. Parole pesanti. A lui si aggiunge chiaramente anche il network Football Against Racism in Europe, che afferma che ancora una volta il calcio italiano ha lasciato il mondo senza parole e si chiede con quale ente la Serie A si sia consultata prima di pubblicizzare questa campagna. Sentite invece loro cosa scrivono. In un paese in cui le autorità non riescono a gestire il razzismo settimana dopo settimana, la Serie A ha lanciato una campagna che sembra un sick joke, uno scherzo malato. Queste creazioni sono un oltraggio, saranno controproducenti e continueranno la disumanizzazione delle persone di origine africana. È tempo che i club progressisti della Lega facciano sentire la loro voce. Queste erano solamente alcune righe e capiamo che molti giudicano il risultato inappropriato. E non sono di certo mancate le repliche da parte delle società, dei club italiani. Infatti sia la Roma che il Milan si dissociano e prendono le distanze da questa campagna. E si dicono sorprese del modo in cui la Serie A sta affrontando la tematica. Come potete vedere, le domande sull'efficacia di questa campagna sono molte e sentivamo il bisogno di esporle anche a voi, se vi interessa l'argomento, per capire un po' cosa ne pensate. Rimane il fatto
fatto che probabilmente queste scelte sono state fatte in buona fede, lasciando libera espressione all'artista. Però ecco, queste decisioni andrebbero ragionate, purtroppo in un momento così delicato le conseguenze andrebbero messe in conto e bisognerebbe prendere tutte le precauzioni del caso. Perché questa campagna sembra quasi il risultato di iniziative estemporanee, volte per lo più alle pubbliche relazioni. Sembra quasi che ci sia stato il bisogno di far vedere che si sta facendo qualcosa, però il risultato dimostra una certa mancanza di sensibilità e la mancanza di un piano a lungo termine su un tema così delicato. Voi cosa ne pensate? Fateci sapere la vostra opinione, noi ci vediamo dopo nei commenti qua sotto.